C'ha il maglioncino di Proprio Nero, mi sembra. È Proprio Nero anche lui. Sì, tu sì, sei sì. Del primo anno? Sì. Beh, anch'io, piacere. Stiamo aspettando che ci avvisino delle lezioni. Questa è mica la nostra. Questa è del secondo anno, ragazzi. Chi è del secondo anno? Penso nessuno qui. Ah, ecco. Ecco, tutti quelli del secondo anno hanno lezioni adesso. No, vabbè, ragazzi, sono solo io ad avere problemi. Però sono contento di vedere dei serpeverdi che parlano. Almeno testa sto ma con gli altri. Cosa? Dicevo, sono contento di vedere dei serpeverdi che parlano con noi altri. Ah, vabbè, boh. Cioè, la settimana scorsa, non so, sembrava avessimo la peste. Bene, bene. Stiamo integrando, stiamo mantenendo un profilo basso. Chiedi la voce, per favore. Oh, che è successo? Ehi, ehi, calma con ste bacchette. Nulla. Meglio così. Tranquillo, tranquillo, non è successo nulla. Ciao, Danny, sono io. Come stai, Jimmy? Tutto bene, come stai tu? Davide. Metti la tonica che tra poco ci saranno le lezioni. Sì, sì, sono pronto per le lezioni. Andiamo, andiamo. Dottore. Allora. Poca pressione. Simon. Siete di qui, Simon. No. Ma ti piace vedere un po' troppo affetto. Sì, adesso, oh, sì. Mi sono rotto le scatole, veramente. Non ci conosciamo neanche. Mi scusi. Sembra ci sia. Ma faccio io lezione. Beh, oggi parliamo, ragazzi, la prima lezione di vampiri. Che cos'è un vampiro? Beh, il vampiro è un essere non morto. Un essere non morto è un individuo che in punto di morte, invece di andare a miglior vita, subisce, come dire, una metamorfosi in qualcos'altro. Cambia, muta, perde la sua umanità e diventa qualcos'altro. Bene, il vampiro è esattamente tutto ciò. Il vampiro, infatti, si genera sotto un particolare tipo di processo di trasformazione chiamato vampirizzazione. La vampirizzazione avviene successivamente dopo il morso di un vampiro. Ora, ci sono solo due casi. Se un vampiro morde un altro essere, che sia umano o chissà che altro, costui può diventare, come dire, un vampiro soltanto se è vergine. Nel caso in cui non lo sia, il vampiro trasformerà la persona morsa in un ghoul, ovvero in un altro essere non morto, che però non ha nessuna caratteristica del vampiro, ma anzi è schiavo del vampiro che lo ha generato. Dal punto di vista storico, il vampirismo è un tipo di maledizione, un anatema, molto molto potente, che prende origine circa dal 1500. Si pensa che il primo vampiro mai esistito sulla Terra sia stato proprio un nobiluomo della Transilvania, conosciuto come Conte Vlad III di Valacchia. Era conosciuto costui per essere una persona molto, molto, molto sanguinaria, ok? Tant'è che il suo soprannome vero e proprio era l'Impalatore. Si divertiva ad impalare vivi i suoi nemici. Bene, l'unico modo per poter maledire qualcuno tramite il vampirismo è soltanto il morso, ok? Non ci sono altri metodi. L'unico modo per uccidere un vampiro è effettivamente spezzare il suo anatema. L'unico modo per spezzare l'anatema del vampirismo è quello di piantare nel cuore del vampiro un palo appuntito di frassino. Oggi parliamo di un incanto. Il vostro primo incanto offensivo, vero Red Sparks? Oh, offensivo. Ti attacca finalmente, signori. Allora, Red Sparks, o nella formula latina Vermilius, è come ho detto prima, il primo incanto offensivo che imparerete in questa scuola. Rientra in questa categoria poiché, appunto, va a ledere in maniera negativa il vostro avversario. È un incanto molto semplice per voi che state iniziando ad approcciarvi alla magia ed è molto utile in caso di combattimento, come ad esempio contro le creature magiche. Questo incanto vi permetterà, diciamo, in un certo qual modo di contrattaccare.
Questo incanto consiste nel lanciare delle piccole scintille di colore rosso dalla bacchetta, le quali sono dettate appunto dall'elemento di fuoco. Queste scintille, appena colpiranno l'avversario, provocheranno delle piccolissime scottature che dopo pochi istanti dall'impatto svaniranno, essendo molto lievi. Professori, buonasera. Buonasera studenti. Salve. Ho portato i libri. Va bene, sì, allora lasci. Solo che ho quasi finito. Sì, no, lasci nel frattempo i libri dei vampiri. Venga. Ottimo, arrivo. Dicevamo, queste scintille provocheranno delle piccolissime scottature, le quali dopo pochi istanti dall'impatto svaniranno, essendo appunto molto lievi. Precisiamo che questo incanto non è molto efficace contro armature metalliche o generalmente qualsiasi cosa resistente al fuoco. È un incanto che richiede una volontà bassa e una concentrazione di circa mezzo secondo. Devo recuperarlo alle 11. Bene ragazzi, abbiamo il primo incantesimo d'attacco. Proviamo? Andate tutti via? Red Sparks. Non è male, non è male, mi piace l'incantesimo d'attacco. 59, 60, 61, 62, 63. Salve. 4, salve. 5, 76. Come sta? Bene, cosa stavate contando? Contiamo le mattonelle per terra, ma solo quelle sane, quelle metà non si possono contare. Ah. E questo è il gioco. Le mattonelle? Sì. Le pietre, queste, vede? Bravi ragazzi, continuate. Grazie. Ah, Jimmy. Non ti avevo sentito. Lo so, t'ho visto abbastanza impegnato. Jimmy, lei è la nuova arrivata? Piacere, Phoenix. Sono Phoenix. Ciao Phoenix, benvenuta. Io sono Jimmy Baccalonga. Piacere mio, Phoenix Wemby. Danny è il ragazzo più adatto per portarti insomma in giro, per farti conoscere il posto, ecco. La ringrazio Jimmy, la ringrazio. Lei è sempre molto educato. Dove la stavi portando, Danny? A Diagonale, gli volevo mostrare dove comprare i semi, Ollivander, la banca. Non vorrei. Quanto ha in tasca? Non per, ma che domande calcoli sono? Non per farmi calcoli, ma per aiutarmi, diciamo, a gestire il portafoglio. Ho mille galeoni. Esatto, quindi dobbiamo andare subito. Sì. Poi pesano. Professore. Buonasera a tutti. Buonasera. Oggi andremo ad imparare Wingardium Leviosa. Sì, riesco a spostare di più. Riesce a stare in piedi? Mica tanto. No. Prenda il mio posto. Ci butterò fuori. Togli la bacchetta. Togli la bacchetta. Wingardium Leviosa. Perfetto, sta comoda. Più utilizzati e più famosi nella comunità magica. L'incantesimo serve, diciamo, per far levitare un oggetto. In base a questo, ad alzata di mano, secondo voi a che categoria di incantesimi appartiene? Manipolazione fisica. Cioè? Rispondo? No. Non lo prende. Lì, le stesse cose. Ecco. Potete entrare, siete gli ultimi. Cosa vuol dire? Prego, entrate. Non mi sembra il caso. Sì. Che dirà il professore? Ovviamente è difficile da controllare. E diciamo funziona solo... Avanti! Ma che è oggi? Cos'è, un troll? Una volta che viene utilizzato l'incantesimo su un oggetto, l'oggetto si staccherà da terra e si potrà controllare la levitazione nello spazio. Diciamo che qualsiasi oggetto, animale o persona sopra l'oggetto che si andrà a far levitare, leviterà insieme ad esso. Bisogna sempre tenere la vista alta, così come la bacchetta. Wingardium Leviosa. È epico. Bello. Epico. Mamma mia. Magico, direi. Lo faccio provare addosso al ragazzo. A volte la mia bacchetta fa i capricci. Wingardium Leviosa. Professore? A dura all'infinito. Professore, provi a posarlo sul bancone. Ha sbagliato.
Oh, non ho sbagliato, perché purtroppo la mia bacchetta preferisce incanti offensivi, come questo, Metimo. Oh! Oh. Ok. Sì. Eccoci qua. No, oddio, non ci credo, c'è il professore Strino. Il tuo preferito? No, quello mi odia. Lo so. Perché? Cosa hai fatto? Ma non lo so, gli sto proprio sulla bacchetta, già. Buonasera, la dottore. Buonasera, dottore. Buonasera. Ci rincontriamo, come sta? Notte. Bene, mi faccia rispondere alla domanda del giovanotto. Che cosa? Non ho capito. Ieri sera sono andato a dormire alle 10. Allora, questa, come avete potuto leggere sull'orario, è la lezione di coltivazione. Perché vi insegniamo a coltivare? Perché, letteralmente, una delle prime arti, soprattutto nell'ambito dell'erbologia, nelle pratiche di erbologia, e dall'erbologia poi nascono le pozioni, la coltivazione dei frutti della terra è necessaria. Quindi un buon mago che vuole saper produrre anche pozioni deve saper per forza di cose anche prendersi cura di una pianta. Chiaro? Ora, signor Garganera, vuole spiegare tutto quanto il procedimento? Sì, allora. Alzi la voce. Per prima cosa dovete utilizzare uno strumento molto semplice, una pala. Bene, una volta che avete la vostra pala, per l'appunto, fate una buca in questo modo. Una volta che avete fatto la buca, dovrete inserire all'interno un seme. Come questo. Ok, ottimo, è sparito. L'ho mangiato. Comprate un seme come questo che avete davanti, potete trovarlo facilmente a Diagonale, vendono diversi semi. Comunque noi in questo caso utilizzeremo un seme di pomodoro e con l'ausilio dell'incanto Wingardium Leviosa, che suppongo avete imparato, no? Sì. Cioè, no. Bene. Sì. Ah, no. Ottimo. Wingardium Leviosa. Povero Cristo. Avvicinate il seme alla buca, ecco qua, e l'avete piantato. Una volta che il seme è stato piantato, dovete controllare che il terreno sia abbastanza umido. In caso contrario, la vostra pianta si seccherà, ovviamente. Sta crescendo la pianta. Ora, ragazzi, cosa vi insegna questa lezione? Vi insegna che ci sono semi che crescono istantaneamente. Infatti, come potete vedere, questi semi sono particolari, grazie all'ausilio della magia. Semi che magari nel mondo babbano crescerebbero, come dire, Mark, l'hai visto? Settimane, mesi. L'ho sentito. In questo caso, invece, ci sta mettendo non meno di qualche minuto, 5-10 minuti. Ecco. Ora, voi direte, che cosa dobbiamo farcene? Ecco. I frutti che raccoglierete dalla terra, ragazzi, potrete utilizzarli o per cucinare, era una presenza. Fornirete del cibo da soli, oppure diversi giorni della settimana ci sono dei mercanti a Diagon Alley che comprano al mercato ortofrutticolo tutti i prodotti della terra. Così riuscirete a farvi qualche risparmio, a differenza mia che ancora sto aspettando lo stipendio dal preside. Bene, a questo punto, quando vedete che la pianta non cresce più, con l'ausilio della runa E, potete raccogliere. Di testa, vado via, arrivederci. Salve. Arrivederci. Così potete raccogliere ciò che avete seminato. Tocca, tocca. Bene. Jimmy. Ehi. Io già avevo una palla, ricordi? Buonasera, Denis. Vogliamo portare la signorina al campo? Eccomi. Ecco, ecco. Si vola. Oddio, si farà male? Molto probabile. Secondo me andrà a sbattere contro una torre. Daddy, scendi da quella scopa. Come faccio? Oh, oh, guarda che ti dobbiamo portare. Ti portiamo in infermeria, tutto ok? Danny, oddio.
La scopa ha preso il sopravvento, si è arrabbiata. Credo che qualcuno gli abbia fatto un malocchio. Danny, ti hanno fatto un malocchio, forse. Forse proprio lei, Ma io sono appena arrivata. Beh, un aspirante. Aspirante strega. No, sei Phoenix, l'aspirante strega. Phoenix mi vuole bene. Assolutamente, è l'unica persona che mi ha dato una mano quando sono arrivata. E certo, quindi dillo, dillo ad alta voce, davanti a tutti. Cosa? Che mi vuoi bene. Non esageriamo. Allora sei stata tu, ragazzi, accusiamo dal preside. Non sono stata io. Sì, ma... sei stata tu. Non sono stata io, ma non sono il tipo di persona che... Indichiamola, indichiamola, così si sente in successione. No. Punta. Eccola, indichiamola, indichiamola. È lei, è stata lei. Non è vero. È stata lei. Molto probabile. Lei. Dai, ti perdoniamo solo perché sei serpe verde come noi. Grazie. Se era Claudio non lo perdonavamo. Perché... C'è molto, molto freddo, molto, molto. Grazie. Ma freddo tantissimo, freddo, signor Claudio. Dovresti coprirti. Mi sta girando la bacchetta. È un che cosa, Claudio? Che cosa? Niente. In che senso? Scusi, non ho capito. Di che bacchetta parla? La bacchetta ha le stalattiti dal freddo. Aspita. Signor Claudio, ma la sua bacchetta non era sempre calda? Smetti da Denny. Basta. Non ti imbarazzare, Claudio. Faccio finta di nulla. Evitiamo prima che ci richiamano come... Giusto, Jimmy? Assolutamente. Salve. Buonasera. Salve. E mica male, Jimmy. Ma mica male. Mica male. Strano che ancora non la conosci. Esatto. Strano che lei non conosce me. Oddio. Oh, Goofy. Gufo. Sono stufo di questi gufi. Professor Walker, come sta, professor Walker? Professore. Oh, bene, bene. Buonasera, professore. Lei sarà sempre il mio professore preferito. Buonasera. Oh, addirittura, grazie. Onorato. Ma ci mancherebbe. Cosa fa qui? Stavo parlando con i ragazzi che hanno un problema con un loro compagno di casata. Sarebbe? Ho dimenticato il nome di questo sfacciato. Come sempre, professor Walker. Così lei si ricorda il mio? No. Gliel'avrò detto 27 volte. E 27 volte io me lo dimenticherò. Dimmi. Allora glielo ridico per la quarantesima volta. Ottimo. Danny Morbius. Dopo 27 Morbius. Però non c'è il 40, Danny. Vabbè, non è un matematico. Mi insegnano la magia, ma non mi insegnano la matematica, mi scusi. Ottimo. Signorino Morbius, probabilmente la prossima volta già avrò dimenticato il suo cognome. Ci provi, se lo scriva, per favore. Vabbè, ma il professore è molto impegnato. Devi ho capirlo. Fatto da guida, l'ho fatto da assistente, sono stato anche a casa sua, lei non si ricorda ancora. A casa sua? Ci manca altro, sì, anche quello. Beh, ora noi dobbiamo andare in casata, rivederla. Che cosa fa, professor Walker? Ride. Un po'... Ho la gola un po' bloccata, ecco. Ecco, pensi io che faccio, che ho questa voce così, che mi fa male alle corde vocali. Anche a me ogni volta mi chiedono, ma hai un problema alle corde vocali? E io devo sempre ribadire che questa è la mia dannata voce. Claudio, basta, andiamo.